Salve a tutti, oggi non siamo in Giappone ma ad Arezzo, città di Tommaso, e quindi questo non è Tommaso in Giappone ma Yuri in Italia. Siamo a Arezzo, come ha detto Yuri, sì. Siamo per il Corso Italia di Arezzo. Guardate, quella con il palloncino è mia e invece quella che la tiene per mano è la mia sorella Lucrezia. Vedete, oggi siamo anche riconoscibili dal palloncino di Mimmi. Insomma, sei contenta di essere qui ad Arezzo? Sì. Non lo sa nessuno che siamo ad Arezzo. Quando vedranno questo video saremo già tornati a Tokyo. E questo, dicevo, è Corso Italia. Questa è una serie di negozi della mia città. Faccio questo video più che altro per farvi vedere alcune cose di Arezzo, che è la città della vite bella. Se avete visto La vite bella, lo so che non lo sa nessuno, vero? Non lo sapevi neanche te prima di conoscermi, no. Però gli italiani almeno non lo sanno neanche. Italiani no. Non lo sanno neanche. Comunque ora vi faccio vedere un po' di location storiche di questa città, che ora, questa cosa non c'entra niente col mio canale, però ci tenevo anche a farvi vedere Arezzo. Oggi è il 30 di dicembre, ecco Miwa, quindi c'è tanta gente in giro per prima dell'ultimo dell'anno. Te non è la prima volta che vieni Arezzo, ovviamente, è venuta con me, no? Però anche prima che ho conosciuto Tommaso ci sono venuta anche da sola, mentre stavo in Italia. Perché lei quando stavi a Firenze? No. Ah, quando stavi prima. A Bologna? Okay. No, a Todi. A Todi, quando stavo a Todi? Quando ero a Todi ho dovuto andare a Bologna per una volta per fare il mio permesso soggiorno. Uh-huh. Ho dovuto cambiare treno. Ha cambiato il treno, come sempre, ha fatto scalo a Arezzo. Sono poi Arezzo. Mi sembrava che sì, fosse bella. Fosse bella. Fosse bella. Quindi ho deciso di scendere il treno. E qui invece siamo proprio nel centro più centro di Arezzo, questo è il Corso Italia. I negozi cambiano continuamente e andiamo verso, diciamo, questo è già centro storico, però le cose più belle sono Arezzo, sono Piazza Grande, Piazza San Francesco, poi vediamo che vi faccio vedere. Allora vedi, qua c'è una pizzeria storica, una pizzeria a taglio che si chiama, qui intanto c'è la bottega del tartufo, che a te ti piace sicuro il tartufo, questo è un negozio di giocattoli dove andavo quando ero piccolo, soprattutto qua vedete la pizzeria del Corso, che è un locale storico di Arezzo, che c'è da, boh, non lo so da quanto c'è, che è un po', come dire, ancora è buono, ma c'è il stesso sapore degli anni 80, se non ci va. Anche questa insegna con neon, così, l'acquario, dagli anni 80 non è mai cambiato. Cioè, magari l'acquario sì, però comunque c'è sempre stato l'acquario. Di qualcosa? Ho mangiato cannolo. Ah, Yuri stamattina ha fatto colazione con i cannelloni, ricotta e spinaci. Poi anche ho mangiato burrata. L'ha mangiata la burrata? Con pane. La colazione di campione. Vorremmo mangiare anche petto di pollo al latte, però. Però dopo sembrava troppo. Cioè, qui invece è un negozio storico di Arezzo, l'ultimo negozio di dischi che c'è, credo che sia l'unico ormai. L'unico negozio di dischi che c'è qui ad Arezzo. Dove compravi i dischi? Sembra strano che Tommaso, quando cammina ad Arezzo, incontra sempre almeno due o tre persone che conosce, ma questa cosa non può succedere a Tokyo. Questo è... Però abbiamo appena incontrato Matteo, che è un ragazzo d'Arezzo che abita a Tokyo. L'abbiamo trovato appunto in un bar a Tokyo. Negli ultimi due anni siamo visti per caso due volte, però qua ci siamo visti subito. Lui hai è arrivato ieri sera. Qualcosa con Matteo? Sì.
qualche accaito. Sì, il filo rosso, sì. Anche lui abita a Tokyo, è sposato con una ragazza giapponese e ci siamo trovati stamattina per caso. A proposito di incontri a caso, tutto live, il mio compagno di classe Giulio Basani. Ciao Giulio. Auguroni, ciao, auguri. Allora, qui siamo in piazza San Francesco, questa qui è la chiesa di San Francesco, dove dentro, te non ci sei mai stato a vederlo, sì, la leggenda della Vera Croce, rappresentata da Piero della Francesca, che è stata restaurata dalla nostra banca, che purtroppo però ormai non esiste più. E questo qua, vedete, questo caffè che si chiama La Vita è Bella, perché? Perché in questo bar accanto, Caffè dei Costanti, che c'è da fine dell'Ottocento, tanto qui siamo stati tante volte, anche insieme a prendere l'aperitivo, eccetera, è uno dei set della Vita Bella. Infatti, se vedete qui c'era la scritta vietato l'ingresso agli ebrei e ai cani, una cosa del genere, no? Mi pare che era così. Vedete? E questo, eccolo, è vietato l'ingresso agli ebrei e ai cani. E questo qui è una delle location storiche, appunto, del film, che, ripeto, nessuno sa, che hanno visto tutti, ma che nessuno sa che è ambientato qui nella mia città, ad Arezzo. E noi qua ci siamo venuti anche l'altro giorno con mio amico Pier Giorgio a prendere l'aperitivo e ha pagato Yuri. Che dice che non uso mai i soldi. No, basta, perché poi ci scrive, dopo mi dicono, ah, ma dici sempre di dire i soldi. Noi scherziamo, mica è vero. Comunque, qui se venite ad Arezzo venite in questo caffè, fa aperitivo buonissimo, poi molto buono, e soprattutto a vedere qua i dipinti di Piero della Francesca qui dentro nella chiesa di San Francesco. Questa è la pieve, è dove va battezzato Miva. Sì, due anni fa abbiamo fatto il battesimo qui, di qualcos'altro, se no parlo tutto io. Qualcosa. E ti è piaciuta questa chiesa? Sì, purtroppo dentro non credo si possano fare riprese, quindi abbiamo fermato due signori giapponesi che sono appunto qui dietro, che sono quei due lì, però ovviamente abbiamo chiesto se volevano fare il video, però si vergognavano, no? E quindi vabbè, non li abbiamo ripresi, che però, dillo, sono venuti. Vedi, vedete, sono questi signori due sulla sinistra, tanto non ne si vedono, dai. Sono venuti per La Vita è Bella, perché conoscono La Vita è Bella. È stata una roba incredibile scoprire che sono venuti qua per La Vita è Bella, che è una cosa rara effettivamente. Ecco, sono quei due signori che stanno sulla parte lì, che stanno salendo, e questi sono i portici di Piazza Grande. E ora andiamo proprio, vedete Miwa che mi rovina l'inquadratura passando col palloncino, e da qui si scopre, guardate, ve la faccio vedere così, quella che adesso sono i mercatini estivi, però sì, i mercatini estivi, adesso ci sono i mercatini natalizi, però questa qui è Piazza Grande, eccola qua, guardate. E qua siamo arrivati, dove siamo appunto? È Piazza Grande di Arezzo, che è la piazza principale di Arezzo, che anche questo è teatro, praticamente è un set della Vita Bella. Adesso ci sono i mercatini natalizi, faccio vedere altre cose qua, però qui dietro c'è questo palazzo, questo qua, questo, vedete, questo qua di qua. Che cos'è questo, lo sai? Sì, palazzo di fraternità del Lights. No. Da quando è che c'è, lo sai? Comunque, è qui la fraternità di Lights esiste dal 1262, il palazzo è del 1370, se non sbaglio. E chi è il rettore della fraternità di Lights? È Pierluigi Rossi. Che è il mio babbo. Sì, effettivamente, il mio babbo è rettore di questa fondazione molto importante ad Arezzo, che esiste appunto dal 1262. Palazzo è molto bello, ora qui c'è tanta gente, mio babbo non c'è, quindi non possiamo entrare a far vedere tutta la vista. Però se avete visto la pubblicità della Orogel, la finestra, praticamente la vista da quella finestra è quella che si vede nella pubblicità della Orogel, che sono quelli che fanno la verdura surgelata. Tu l'hai vista? No. E questa, vedete, è la vista. Adesso ci sono i mercatini natalizi. Vabbè, una piazza molto bella. E che cosa ci fanno qua due volte l'anno? Te non l'hai mai visto? Come si chiama? Saracino. Sì, quindi è una cosa un po' difficile da spiegare così, però comunque la giostra del Saracino, con i cavalli, il burattino che partono da laggiù in fondo, più o meno dalla fine di quelle piccole casette, arrivano qua su in cima scontrandosi in questa rievocazione storica. Quindi basta che scrivete giostra del Saracino su Google, e oppure meglio ancora su YouTube, magari vi linko un video in descrizione così capite di cosa si tratta, anzi vi linko un video in descrizione che è sempre meglio.
Io intanto ho messo i piedi in un pozzone, che dici, ti piace tanto qui? Sì, poi io non è che sono venuta qua stagione di Natale. No, è la prima volta che veniamo. Cioè, no, ma vabbè, tre anni fa però non è che siamo venuti fino qua, penso. Ah, non ci siamo venuti? A volte succede che anche se non ci veniamo a Piazza Grande. Comunque anche qui c'è un'altra scena famosa della Vita è Bella, che è praticamente da quella cassetta di dietro, vedete, qui vi stringo, ora non mi ricordo qual era la casa di preciso, comunque vedete questo palazzo qui, tipo questo qui, no? E lui diceva Maria la chiave, e gli buttava giù le chiavi e scendeva giù con la bicicletta lungo questa piazza. Mi raccomando, se venite in Toscana venite ad Arezzo. Questo qui invece è il retro della Pieve, vi abbiamo fatto vedere prima dove è stata battezzata Mio, vedete questo dietro, il campanile, quello che si vede dietro, questa è la fontana. E questa qui è la via che vi dicevo prima, dove scendevo con la bicicletta che faceva buttare la chiave, Roberto Vini faceva buttare la chiave di sotto per aprire la porta. E quella bicicletta scendeva da qua, ora adesso la visuale è impallata, però ecco, scendeva poi da questa parte. Questo è uno dei migliori ristoranti di Arezzo, questo qua è la Lancia d'Oro, buonissimo. Molto spesso veniva a mangiare qua quando abitavo ad Arezzo, ma anche ora sono tornato di recente, stavolta non ci tornerò, però questo è molto buono. Questo qui lo sai che è? Tutti questi stemmi, lo sai? Non vale guardare che c'è scritto, eh? Questa lo sai che è? Non so. È la biblioteca d'Arezzo questa. Biblioteca? Sì, Toshoka. Sì. Bella, ci venivo a far finta di studiare qualche anno fa qua. E questa qua invece, come vedete dalla scritta, qui è la casa dove è nato Francesco Petrarca, che credo non abbia bisogno di tante presentazioni, insomma, ecco, questa è la casa dove è nato. Qua dove siamo? È a Duomo di Arezzo, che è la cattedrale. Questa è la nostra cattedrale di Arezzo, questa è una delle zone più belle. Questo invece è? È Parco del Prato. Qui il Prato, brava, il Prato, vedete, questa è sempre la cattedrale, guidato, che poi dopo ci passiamo un attimo accanto. E questo è il Prato Petrarca. Questa è la mia sorella che si vede ora, Miwa. Ed ecco Babbo Natale, qua quest'anno ci hanno messo questa cosa. Vieni a vedere. Babbo Natale. A parte Babbo Natale, poi dove sta scritta Arezzo, città del Natale. Ok, qui siamo quasi arrivati alla fine del nostro giro. Dove siamo qui ancora? La cattedrale di Arezzo, vedete questa qua. Più che Yuri in Italia è Tommaso in Giappone, in Italia, perché ho parlato quasi tutto io. Ho quasi parlato sempre io. Scusami. Vabbè. Prossima volta devi studiare. Già mi ha insegnato mio socio. Sì, ma mio babbo è uno dei massimi esperti della storia di questa città, io no. E questa è una delle entrate del Duomo. Questo qua che si erge qui dietro è il comune di Arezzo, vedete questa torre, questa è la torre del comune di Arezzo, questo è il comune, questo è il palazzo della provincia, questo qua, e questo è il comune. Bello, ti piace qui? A me piace tanto, sì. Da quando non ci vivo più apprezzo, prima no, te invece? Da quando ci sono venuta per la prima volta mi è piaciuto tanto Arezzo. Beh, fa piacere. Ok, adesso siamo qua per le considerazioni finali. Poi quindi... io ho pensato che da quando sono venuta qui per la prima volta era 6 anni fa, 5-6 anni fa. Ma da 6 anni fa non è che qui è cambiato niente. Sì. È cambiato niente. Invece... Magari i negozi. Sì, i negozi sicuramente sì. Però a Tokyo non è che è difficile trovare una cosa così che rimane cambia sempre nel tempo. Sono passati solamente 6 anni, perché a Tokyo effettivamente 6 anni già cambia tantissimo. Poi rimarrà così anche dopo 100 anni, sperando che non succeda niente. Sì, sì, sì. Però a Tokyo non è che ci rimane. No, dopo esatto. 40-50 anni cambia, è già tutto diverso. Quindi siamo alla fine del video, quindi grazie per aver visto questo video. Sì. Poi vi è piaciuto? Sì. Vi è piaciuto? Che devono fare? Condividete, mettete mi piace e iscrivetevi. Vedete la pagina Facebook, come si chiama? Tommaso in Giappone. L'account Instagram? Tommaso in Giappone. Il sito? Ci vediamo al prossimo video da? 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 Dall'Italia. Dall'Italia, boh, dal Giappone.